generale dell'esercito, devo rappresentare il presidente eletto. Esatto. Lo che ha hecho más de 50 millones. La parlamentare brasiliana Manuela Dávila, candidata alle scorse elezioni per la carica di vicepresidente, è stata ospite in questi giorni della città metropolitana di Napoli. La Dávila è in Italia per una serie di incontri con i partiti, le associazioni e i rappresentanti istituzionali. In questo quadro, ieri sera, ha partecipato ad un dibattito che si è svolto nella Sala Cirillo in piazza Matteotti a Napoli. Perché ha vinto Bolsonaro in Brasile? Por muchas cosas, creo que ha ganado porque vivimos una crisi muy larga. Per molte cose credo che abbia vinto anche perché viviamo una crisi molto lunga. Una crisi y el capitalismo cada vez es menos democrático. E il capitalismo è ogni volta sempre meno democratico. Y ahora está él con el discurso absolutamente autoritario. E Bolsonaro oggi ha un discorso molto autoritario. Però dicendo alla gente che va a risolvere tutti i suoi problemi. Ma raccontando alla gente che risolverà tutti i loro problemi. E che lo va a fare eliminando la schierda e chi pensa distinto da lui. E dice di farlo, che bisognerà farlo eliminando la sinistra e la gente, tutti quelli che pensano diversamente da lui. Sul perché la sinistra abbia perso in Brasile, Emanuele Dávila ha detto. Yo creo que no hemos tenido, ha presentado una propuesta clara para resolver los problemas de seguridad de nuestra gente que vive con mucho miedo porque somos un país largo con miles de muertos todos los años por cuenta del tráfico. Uno dei problemi che non siamo riusciti a risolvere e soprattutto a fare una proposta è stato rispetto alla criminalità, perché siamo in un paese che ha un problema serio, diciamo, di criminalità e con molto narcotraffico. No hemos logrado todavía establecer mecanismos de comunicación directa con la gente. Non siamo riusciti ancora a stabilire meccanismi di comunicazione diretta con la gente. E eso significa hoy mecanismos de organización de la gente, porque uno comunica y organiza la gente conjuntamente. Questo significa avere strumenti di organizzazione della gente, perché si comunica e si organizza allo stesso tempo. All'incontro hanno partecipato anche Elena Coccia, consigliere metropolitana di Napoli, Amarilis Guiterrez Graff, console generale a Napoli della Repubblica del Venezuela, padre Alex Zanotelli, Eleonora Forenza, parlamentare europea, e Marco Consolo, responsabile degli esteri della sinistra europea. A conclusione dell'incontro è intervenuto il sindaco Luigi De Magistris. Allora, una prima riflessione che mi sentirei di fare è che questa destra estrema è l'effetto collaterale del liberismo imperante negli ultimi 40 anni. Cioè le politiche liberiste degli oligopoli, di una globalizzazione che non ci piace, delle oligarchie, delle banche, delle tecnocrazie, andando nella sua fase senile, ha portato come effetto collaterale le destre di cui stiamo parlando. Quindi per poter costruire un'alternativa a tutto questo, io credo dobbiamo costruirla dal basso. Le destre estreme si stanno unendo nella caccia al diverso, che in questo momento sono i popoli del sud. In Italia sono i neri, prima erano i meridionali, ma domani potranno essere i gialli, gli occhi a mandorla, a secondo della circostanza. Noi proviamo a ribaltare questo concetto e proviamo a unire i popoli nella difesa del nostro pianeta. Fare un'operazione esattamente opposta, a cominciare proprio dai beni comuni più importanti, l'acqua. Bene, noi siamo orgogliosi del fatto, no? Qua lo leggevo, ABC, acqua, bene comune. Napoli fece la prima battaglia 7 anni fa, quando io divenni sindaco, proprio sull'acqua. Ecco perché la battaglia per l'acqua è la battaglia per la vita. Come la battaglia per la terra, per l'Amazzonia, per le foreste, per i fiumi, per il mare, contro le plastiche, è una battaglia per la vita. Quindi noi dobbiamo provare a unire i popoli in difesa della terra, dell'acqua, dei beni comuni e quindi della giustizia sociale. Bisogna schierarsi, convinciamo le persone, i movimenti, le reti a schierarsi e anche a unirsi. Perché pure questo aspetto di essere sempre divisi sul capello spaccato in quattro, la sfida è troppo grande.
Io chiudo su questo: sconfiggiamo la comunità del rancore con la comunità della solidarietà, dell'amore, nel vedere nella persona differente una ricchezza. Io credo che sono tutte le condizioni per mettere in campo un antivirus di contagio democratico. Io ci credo, ma perché penso che secondo me noi non siamo minoranze. Io di questa cosa ne sono convinto, quindi non ci dobbiamo preoccupare dei bombardamenti mediatici. Quindi da parte nostra Napoli e noi metteremo il massimo di disponibilità, di testimonianza per costruire dei legami umani che possano sconfiggere i legami della finanza, delle guerre e delle ingiustizie globali.